possibile coniugare l'attività d'impresa, gli utili, con la carità? A guardare la FAC, tutto questo non solo è possibile, ma è già una realtà concreta. In seguito ad un'eredità, l'Arcidiocesi di Bologna si trova oggi ad essere proprietaria di una multinazionale. L'anno scorso il gruppo emiliano ha chiuso il bilancio con un fatturato record di 427 milioni di euro. I dividendi vanno tutti alla Caritas di Bologna e a progetti di sostegno ai più bisognosi. L'azienda è nata per, opera di un fondatore, il signor Giuseppe Manini, un imprenditore che decise di entrare negli anni 60 in questa business dell'automazione per i cancelli. Poi in seguito l'azienda si è sviluppata, è passata anche dalle mani del fondatore a quelle del figlio. Alla morte del figlio, poco più che cinquantenne, che accadde nel 2012, decise di lasciare sostanzialmente tutti i suoi averi in eredità all'Arcidiocesi. Quindi l'Arcidiocesi si è trovata, l'Arcidiocesi di Bologna ovviamente, si è trovata nella singolare condizione di dover gestire una multinazionale. Il vescovo non entra nel merito delle scelte dell'azienda, il Cardinal Caffarra scelse questo sistema del trust, quindi sono tre fiduciari che amministrano per conto della diocesi l'azienda. La FAC nella sua complessiva struttura dà lavoro a poco meno di 2500 dipendenti. Ma io non voglio fare imprenditore, tutt'altro. Ognuno deve fare il suo mestiere. Ricordare alcuni principi, alcuni riferimenti di fondo, questo senz'altro. E gli utili siano tutti quanti destinati, questa è stata la mia scelta, di destinare tutti quanti per la carità. Parliamo, l'anno gli utili sono tra i 4 e i 5 milioni di euro. Forse l'intera Chiesa Cattolica non credo che si sia mai occupata o non si sia mai trovato nelle condizioni di doversi occupare della gestione di una multinazionale di natura industriale. Quando ero piccolo, se trovavo qualche soldo per strada, i miei genitori mi dicevano dove dare ai poveri. La cosa mi scocciava molto, perché ovviamente avrebbe preferito tenerli per me. Però me lo sono sempre ricordato, che se uno ha una grazia la deve restituire. Scommettere su noi stessi, sulla comunità, sugli individui, prima di tutto è un ottimo affare. E secondo, è il modo migliore per generare valore. Abbiamo scelto di dare indicazioni ovviamente della difesa dei lavoratori, del welfare, di investire molto nella ricerca. Per usare una dichiarazione forse ancora più brutale o diretta, per fare soldi bisogna avere della gente felice.